No, si parla della svolta delle forze che chiamano sovraniste o populiste in Europa. C'è stata l'elezione e l'avanzata sovranista in Europa, no? Poca, un'avanzatina. Poca, insomma, se ci pensi è vero che in Finlandia hanno preso meno del 20, ma sì, hanno preso il 17,7. Sì, se conti che la Lega in Italia c'ha il 17,3, insomma è un bel risultato. No, se poi si conta che c'è tanta gente che non è andata a votare tipo te e che avrebbe votato Lega, si capisce. Questa che... ti è venuta così quando hai fatto lo scopritore? No, ma no, perché... è venuta. Ma te mi hai sempre detto io sono per... Io voto, fino ad oggi sono sempre andato a votare. Ho capito. Sì, ho votato per 8 partiti differenti, ma ho sempre votato. Scusa, perché te sei un democratico cristiano. Hai detto, devono governare tu. Hai votato per 8 partiti? No. In 8 volte? 8 volte, perché ho votato per uno. Mi ha deluso, non gliel'ho più dato. Dici i nomi, allora. Prima, ho votato per la tutto. Prima delusione perché l'ha avuta? La più grossa... Per Giulio Cesare, quando votavi te c'era Giulio Cesare. Io ho votato Democrazia Cristiana. Quindi Amintore Fanfani. Amintore Fanfani era un democristiano convinto. Convinto. Dopodiché spariti i democristiani. Ma te sei stato contento di aver votato Amintore Fanfani? Io sono stato contentissimo, ho fatto consigliere comunale. Mi sono divertito. E il suo nipote l'hai votato Giuseppe Fanfani? Giuseppe Fanfani l'ho votato e poi... Sei stato contento di averlo votato? Non troppo, ma comunque non è stato il peggio sicurissimamente. Non è stato del poi peggio. Poi chi hai votato? Fini l'hai mai votato? Mai. Mai. Renzi sì, ti piace, bene, guarda che sorriso quando parla Renzi per me, da Boy Scout, Preti, ma poi ha fatto l'arbitro, bomba. ha fatto l'arbitro di calcio, aveva tutto, insomma. E Salvini non l'hai mai votato? Salvini non l'ho mai votato. Come mai? E credo che non lo voterò mai, credo, però questo non si sa, a me ammetti, non dire mai. Ammetti che oggi 3 extracomunitari senza permesso di soggiorno ti rapinano, 2 dei quali ti sodomizzano, lo so. A te non ti diverte, e uno ti mette la lingua in bocca e ti attacca le DS. Salvini è bravissimo. Ascolta, ha cavalcato tutto il malessere che c'è in Italia, convinti un po' tordelli come te, che Salvini risolve tutti i problemi da domattina, ti metti da ridere, no? Siamo su scherzi a parte, dai. Chi li risolve i problemi secondo te? Gli italiani, che devono cominciare a saper votare, devono cominciare e a chi saper... devono votare? Dignene te agli italiani. No, di questi che c'ho nessuno. Nessuno? Nessuno. Quindi, sciopero bianco. Non fa come me che non vanno a votare. Bravo, se te sei un precursore della allora, mia... Mi hai dato del tontarello fino ad ora? No, che mi hai detto? Tontarino. Alla fine però ho avuto ragione a non votare. Hai ragione in pieno. Cioè, umilmente scusa. Però smetti di guardare la cicala, guarda la telecamera per favore. Cicala che è? No, ne è passate 2 o 3, butti tanto gli occhi piccini. E se vede che guardi dalle quattro. Okay. Guarda la telecamera. Comunque. E io saluta. Per ora non voto nessuno. E si vedrà con l'andare del tempo. Salvini intanto ridia quei 45 milioni che hanno preso tra lui, Bossi, figliolo di Bossi, che aveva tutto rivisto lì. Ora ridia uno sopra quell'altro, i soldini, vedo? E guardami.